Onda Libera TV, siamo alla Fiera della Sostenibilità con Elisa Bilancioni che fa parte del comitato organizzatore. Seguito in particolare il rapporto con gli espositori, che, quali sono gli espositori, la tipologia di produttori presenti in questa fiera? Sì, diciamo che quest'anno il numero è veramente elevato e le tipologie sono le più svariate. Abbiamo dai prodotti alimentari al non alimentare, addirittura le pietre del furlo, quindi la bioedilizia, l'attenzione ai prodotti anche dell'abbigliamento, delle calzature. Diciamo che le tipologie sono molto variegate. Quindi comunque è un interesse crescente, cioè in espansione il segmento di economia che potremmo considerare solidale, insomma si allarga e va al di là di chi magari ha fatto questa scelta fin dall'inizio per coinvolgere magari anche chi era partito in maniera più tradizionale e vede invece un interesse in questa direzione, giusto? Sì, il periodo tira molto, nel senso che il biologico, l'ecosostenibilità, l'attenzione all'ambiente sono veramente dei temi molto attuali, quindi vediamo che sempre più persone per cultura, per bisogno, per tante cose si avvicinano a questi temi. I produttori, è molto bello notare come si avvicini anche, come dicevi tu, chi comunque non era partito con questa intenzione, vista l'onda, speriamo non per moda ma per convinzione, si avvicina all'ecosostenibilità. Allora, Fiera della Sostenibilità di Fano, fin dalla prima edizione anche spettacolo e cultura che normalmente si sposano con i temi della fiera. Qual è il programma degli spettacoli in questa edizione? Beh, direi che anche quest'anno siamo riusciti ad avere un programma abbastanza ricco, visto che il tema sono le risorse. Il primo pensiero è stato quello di coinvolgere le risorse giovanili fanesi, quindi le band giovanili che suonano a Fano, e questo sarà questa sera alle 9. E per domani invece è il concerto quello importante di richiamo, abbiamo Lorenzo Monguzzi con Daniele Savoldi che è il suo violoncellista, ex musicista dei Mercanti di Liquore, quindi legato a Pollini, in qualche modo legato ai temi della sostenibilità. Per domenica sera invece in programma c'è uno spettacolo teatrale Fricandò che tratterà sempre i temi a noi cari. Bene, poi oltre alla musica, agli spettacoli, ovviamente i contenuti, il corollario di convegni, di incontri di cui la fiera è sempre stata ricchissima, ce ne parla Stefania Bertoni. Sì, diciamo che quest'anno è un po' cambiata la formula, non abbiamo più dei convegni ma abbiamo generato dei workshop in cui le persone che parteciperanno potranno dare il loro contributo personale e quindi arricchire molto questi incontri. Il primo è proprio tra un po' alle 18, spiritualità e nuovi stili di vita, e quindi andremo a parlare proprio delle risorse per far emergere il potenziale di ognuno. Domani avremo un altro workshop sempre sulle risorse umane e parleremo in particolar modo dei giovani di nuovo e anche delle donne, del femminile, del maschile e dei giovani. Domenica invece ci sarà un incontro sulla città bella e sarà dedicato proprio a Fano e tutti potranno partecipare per dare il loro contributo per rendere migliore, più accessibile, più fruibile e più gradevole la città. Bene, come sempre la fiera è ricchissima, vi ringrazio e buon lavoro.